Alla prova. Meno male che le cose si evolvono durante le prove. Testori aggiunse solo queste due parole, alla prova, no? Oltre al titolo ovviamente originale di Manzoni, da cui si capisce subito che il romanzo viene spinto così nel territorio della drammaturgia del teatro, però con queste due parole alla prova si rimanda anche a una verifica, un mettersi in prova. Allora io vi chiederei cosa il periodo delle prove che avete vissuto ha messo alla prova la vostra professione. Lo chiede a me. A tutti e due. Eccoci, sì. Dal punto di vista registico. Sì, diciamo, io sono attoriale. Qui quando vedo queste registrazioni mi sento davvero sconfortato con me stesso. Lei dice sono esaustivo, ma meno male, ogni tanto io non ho capito niente di cosa quello là volesse dagli attori. Ma non noi ho capito. Intuiamo, noi ormai intuiamo che cosa. Allora, è, questo poi qui piano, è il momento. È il momento. Ma non voleva essere comunque un filmato di depressione questo. Dico delle almanacco, più che parlare almanacco, dico mezze frasi, faccio delle intuizioni, vado dietro alle immagini, dico una mezza battuta, poi ritorno indietro, insomma una cosa. Però non è che adesso voglio spezzare una lancia a favore del regista, dico, tizio, voglio dire, non ne ha bisogno. Ma, però molto probabilmente, se posso permettermi, il lavoro del regista, oltre ad essere quello di avere una grandissima capacità di ascolto, che ovviamente lei ha, è quello di non fare delle lezioni, delle lectio magistralis, ma di dare delle intuizioni. Ed evidentemente se il risultato poi arriva vuol dire che queste intuizioni sono efficaci. Ecco, no? Va bene, allora prendo questo, ora le rispondo con più agio. Dunque, cos'è successo durante le prove? Una cosa drammatica, in effetti, perché quando abbiamo letto la prima volta nel mio studio a Prato I Promessi Sposi alla prova, eravamo entusiasti, ero entusiasta, un testo che io conoscevo evidentemente, che ho visto già recitare, ero entusiasta di questo testo. Poi è nato il dramma di cominciare prima a ridurlo per la scena, perché è un testo sterminato, sono due giornate, il totale sono 4 ore e mezzo di parole. E poi, tutti i problemi che riguardavano i personaggi una volta che siamo stati in scena, parole e personaggi non tornavano, e Testori mi ha abituato molto spesso a una specie di distrazione delle cose, per cui alle volte non è così preciso in questo suo magma, in questa sua infinita voracità di teatro, alle volte non è preciso, è più preciso nei romanzi o nelle poesie. E quindi ci siamo messi prova dopo prova, giorno dopo giorno, a rimettere in piedi una drammaturgia che facesse di un testo di 4 ore e mezzo uno spettacolo di 2 ore, cosa che è stata di una fatica assoluta, al punto che con l'amore che ho per Testori mi sono detto, adesso passa un po' di tempo prima che io riprenda, perché ancora devo fare Macbetto, mi è rimasto nel... Per il momento lasciamolo un po' lì. Deborah, che cosa ricorda con massimo piacere delle prove e cosa con, diciamo, una sorta di sofferenza? Ma sofferenza, devo dire, durante queste prove veramente mai, nel senso che comunque un po' per la struttura del testo, poi con Italia, eccetera eccetera, ha in sé intrinsecamente una forza, e parlo da un punto di vista attorale tra virgolette, ha una forza propulsiva, per cui comunque non puoi non metterti al 100%, è impossibile. È successa una cosa molto molto non strana, però rispetto ad altre situazioni singolare, che ci siamo chiesti veramente quasi tutti i giorni, specialmente negli ultimi 2 o 3 settimane di prove, che cosa volevamo veramente raccontare, perché la materia era talmente ampia, talmente ramificata, si aprivano spesso un sacco di porte, che però poi non si chiudevano in realtà, non c'era un punto di arrivo preciso, per cui anche questa cosa in realtà ci ha unito molto, nel senso che comunque è servito a creare veramente un gruppo che poi lavora... è molto affiatato, perché, un po' perché è alla prova, quindi comunque un po' abbiamo attinto dalle prove reali che facevamo, un po' certe improvvisazioni sono nate su situazioni concrete proprio delle persone, anche non solo degli attori che interpretavano dei personaggi, ma anche delle
degli esseri umani che interpretavano un attore che doveva interpretare un personaggio. A un certo punto abbiamo un po' saltato il mezzo, cioè l'attore che interpretava un personaggio, direttamente noi stessi che ci avvicinavamo a questi vi rendete conto che non è... Cioè, allora, la trama sarebbe semplicissima a dirla in due parole. Sì. In realtà, quando ci si addentra, ci si perde, rischia di perdersi, proprio veramente è una matrioska. Sì. Allora, io adesso voglio proporre il filmato sullo spettacolo che abbiamo preparato, diciamo dicendo due parole, ma veramente due, sulla trama che, ripeto, è molto, se vogliamo, non dico banale, ma comunque lineare la trama, almeno quella in superficie, cioè una compagnia di... così, di scalcagnati, che ricorda inevitabilmente gli scalognati, no? Di memoria pirandelliana, decide di allestire i promessi sposi. E quindi noi assistiamo appunto alle prove anche, insomma, di questo allestimento. Però ecco, tra mille difficoltà, perché è una compagnia che non vive, insomma, economicamente in maniera tranquilla, per cui un personaggio ricopre più ruoli, però poi si innestano e si intersecano un po' tutta la vita con il teatro, per cui le difficoltà, gli amori, le ripicche, i vizi e le virtù di ogni attore si intersecano con quelli del personaggio che deve interpretare. Ecco. Questo per dirla un po' così brevemente. Adesso noi proponiamo un po' questa sintesi emotiva che cerca appunto di non raccontare didascalicamente lo spettacolo, ma di suscitare qualche emozione e curiosità. Vediamo. Senti come la voce la sirena, guardi come che cura di pulè, vantage in corsa in più dopo l'arena, perché in corsa in più un gatto. Quel ramo del lago di Como, e ricominciamo quel ramo. Proprio lui, quel ramo, lui il ramo, e anche qui su quel ramo, quel ramo, quel ramo del lago di Como, che volge a mezzogiorno tra due catene non interrotte di monti, tutto a segni e a golfi, a seconda dello sporgere e rientrare di questi, viene quasi a un tratto a restringersi e a prendere corso e figura di fiume. Certo che piombare da qui dove siamo, al 1628, è peggio che buttarsi giù per la tromba dell'ascensore. Ma lei mi trova assestata nella mia parte, come voleva... No, perché anche l'età... Il mestiere dell'attore. La fantasia scatena il corpo che dimette le catene. Ricominciamo. Signor Curato, cosa comanda? Lei ha intenzione di maritar domani Renzo Tramaglino e Lucia Mondella. Questo matrimonio non sa da fare, né domani né mai. Sposare? Oggi? Te? Lei, signore, lei è Lucia. Sì, sì, ecco, ecco, ma... Se ci fossero stati degli impedimenti, qualcuno si sarebbe fatto avanti. Sì, sì, fatto avanti, caro il mio promesso. E chi? No, no, risponda, signor curato. Si dia un po' di quel coraggio che il Padre Eterno non le ha fatto. Parli? È finito? Niente sposalizio, ecco. Niente bellezza, niente casetta, niente gelsumini. Tutto cancellato, tutto scassato. Tutto giù nella ruera dell'Adda. La riva... E sulla riva, la barca, sì, perché fuggiate, perché vi mettiate in salvo. Addio chiesa, dove l'animo tornò tante volte sereno. Addio. Fiume di mio padre, fiume di mia madre, fiume della mia Lucia, fiume della mia storia, fiume della mia vita. Ed eccomi qui, ad aspettare questa vergine con una inquietudine, con una... sospensione d'anima.
Insolita. Sei te che vuoi. E tu adesso sei qui. Qui sei. Nelle mie mani. Nel mio potere. Nel mio sangue. Ah! Renzo! Renzo, ma dove sei, Renzo? Vai, alzati dal controllo! Non è più una prova di teatro questo! Se quell'amore non può essere interamente donato a te, Renzo, che vai e vai nella Bergamasca, inseguito dalla polizia di Milano, a chi altri potrò donarlo se non a Dio? Hai saputo tutto? Sì, tutto. Abbi Lucia ed il suo voto. Ma io voglio vederla lo stesso. Perché Lucia è mia. È mia! Ora c'è bisogno di aiuto qui, in questa città. In Milano. Città sconfitta, città in fretta, città malata, città dilaniata, città svenduta, città corrotta, città derelitta. Ma tu sei tu? Sì, siamo noi, no? E adesso, che altro può ancora dirmi il vostro maestro? Che se nella vita, anche qui, sì, qui sulla scena, incontrerete preoccupazioni, difficoltà, ansie, affanni, dolori, bussate alla sua porta. Bene, fine prova per oggi. Grazie signori, ci vediamo. Grazie, arrivederci. Buonanotte signori. Buonanotte maestro. Buonanotte Agnese. Arrivederci maestro. Arrivederci. Buonasera. Arriva da me. Sono un po' di